Buonasera a tutti, benvenuti a questa mostra personale di pittura della pittrice, la possiamo nominare con questo titolo ufficiale, Fiorella Casceri, che salutiamo con un buon affetto. Salutiamo anche il nostro amico, nonché critico, lettore dell'arte, lettore del lavoro e dell'impegno dei nostri artisti in diverse occasioni, salvo sequenzia. E i quadri che noi vediamo stasera parlano da soli, come dicevo prima, perché sono lavori che ci mostrano quella semplicità, la semplicità con la quale si sta insieme a Galleria Roma. Ed è anche quella semplicità che traspare dal mondo di Fiorella. Ma a parlare di tutto questo sarà Salvo Sequenzia, che ha un non ingrato, un gratissimo compito, quello di descrivere le opere così belle e così autentiche della nostra cara amica Cascella. Ma io dico... Fiorella, adesso tu assumiti le tue responsabilità, ecco, vieni qua, renditi responsabile, mostra il tuo viso in maniera che tutti possano dire sì, è lei che ha fatto, vieni qua tra noi. Lascio il microfono a Salvo Sequenzia. Il fanciullo sarò tenero e antico, che sospirava al raggio delle stelle e meditava Arturo e Federico, ma lasciava la pagina ribelle per seppellir le ronde insepolte e dare un'erba alle zampine delle disperate cetonie capovolte. Ho citato Guido Guzzano non a caso per aprire questa narrazione dell'opera di Fiorella Casceri, una narrazione che attinge la sua sostanza vitale, la sua linfa precipua a quel mondo, a un mondo quasi perduto, ma che lei sapientemente riesce a rievocare e a far riemergere grazie alla magia della pittura, che è legato al mondo delle piccole cose, dell'intimità, del vissuto di ciascuno di noi, una memoria individuale, un diario, un giornale privato, che attraverso una impaginazione coloristica riesce a divenire memoria collettiva, gesto che nella sua intimità lega ciascuno di noi a un vissuto di memorie e di visioni, di vedute le ho chiamate nelle note a riflessione di quest'opera, e il vedutismo nella sua accezione più alta è la cifra che contraddistingue l'opera della Casceri, ma va oltre la pittura della Casceri, va oltre quando nei muri a secco, con le prospettive tagliate e date tutte in una dimensione tonale variata dai colori, ci fa scorgere una campagna siciliana in cui è predominante un elemento architettonico, il muro a secco, che è proprium della nostra campagna, la campagna Eblea, con un paesaggio che poi si scioglie nei tenui azzurri del cielo. Aiutiamo questi pittori, questa passione, tutto ciò che ci viene dall'humus della provincia, a essere espressione più autentica di un mondo, di stati d'animo, di visioni e di culture che noi percepiamo tremendamente alla loro fine. Grazie. Grazie Salvo Sequenzia, grazie per le belle parole e per aver citato più volte la provincia,
questo luogo sconfinato, emarginato, spesse volte, troppe volte emarginato, troppo emarginato, specialmente nel caso dell'arte. Ma noi qua costituiamo un piccolo fuoco, una sorta di fiamma olimpica che dall'alto di chi sta in alto si può notare, perché questo fuoco non si spegne mai. E Fiorella, come gli altri artisti, non di Galleria Roma soltanto, ma gli artisti, l'universo degli artisti, tengono acceso questo fuoco che è bellissimo sapere che c'è, sapere che esista. Grazie anche da parte nostra, da parte dei tuoi amici cari di Galleria Roma. È veramente un piacere avere una persona che stia con noi anche attraverso le proprie espressioni artistiche. Grazie a tutti quanti voi e buona serata. Ci sarà il buffet tra poco. Grazie a tutti. Una piccola comunicazione di servizio: qualcuno qua compie 35 anni di matrimonio tra poco ed è proprio lui, quel signore lì. Ecco, e se lo meritano, se lo meritano, davvero. Grazie. Facciamo le cose ufficiali, complimenti. Vi dichiaro, in qualità di presidente di Galleria Roma, vi dichiaro nuovamente marito e moglie.